Ciao 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 a tutti, eccomi tornata a casa dopo la mia settimana in montagna in Trentino, bellissima, abbiamo azzeccato proprio la settimana, credo più calda di quest'estate e siamo stati benissimo lassù, la sera avevamo il golfino, la felpa, siamo stati davvero bene, le passeggiate che abbiamo fatto le avete viste nei piccoli vlog che ho pubblicato e non c'è bisogno che mi ripeta. Invece vi voglio parlare di questi quattro prodottini che veramente sono stati un salvavita. Non si vuole scherzare sulle cose serie, per modo di dire, diciamo un salvapelle per il sole della montagna. Mi sono stati veramente d'aiuto, li ho trovati veramente eccezionali. Ve ne parlo adesso per bene. Vedete che ho comunque un'abbronzaturina discreta. Il sole lassù picchia, chiaramente ci siamo sempre ben protetti, anche perché con la bambina non si può scherzare, il sole in montagna può fare veramente brutti scherzi, anche perché c'è l'aria fresca, c'è il vento e non ci si accorge, non è come al mare, che normalmente non c'è molto vento e comunque il caldo si sente di più e magari. Io non riesco mai a stare sotto il sole, riesco a stare sotto il sole al mare se passeggio sul bagnasciugo o se faccio il bagno, ecco, ma altrimenti non sono una lucertola. In montagna invece stai anche volentieri al sole proprio perché è più fresco, è più fresca la temperatura. Considerate anche che ogni giorno si saliva come minimo a 2000 metri, per cui lassù si sta bene come temperatura, ma il sole picchia e picchia duro. Comunque. Qua, comunque tornare qui è stato uno shock veramente terribile, un caldo atroce. Vi sto dicendo una novità, no? Sul caldo atroce di questi giorni. Però, insomma, cerchiamo di affrontarlo al meglio. I consigli li conosciamo tutti su come affrontare il caldo. Vi parlo invece di questi prodotti, uno in particolare che è stata una grandissima sorpresa e veramente è piaciuto tantissimo sia a me che al Sontino, tant'è che mi chiedeva lui stesso, dai, dai, la sera quando si rientrava in hotel dopo le camminate in montagna. Ma andiamo con ordine. La mattina, subito per il viso, ho trovato ottima questa Nivea per il viso, protezione 50, la linea di Nivea Sun, il solare di Nivea. Quindi per il viso questo, l'antietà con Q10, perfetta. Infatti, come si può vedere, non sembro nemmeno abbronzata. Vabbè, il mio colore è palliduccio sul verdognolo normalmente, però considerate ecco, che non ho niente sul viso. Mi sono messa giusto un pochino di matita sugli occhi, il mascara e il rossetto per ravvivare un po' il tutto. Però sul viso è impossibile mettere qualsiasi cosa, né cipria, né crema, né fondo, cioè crema sì, e fondotinta, non se ne parla assolutamente. Io sono abituata a mettere la terra, ma non metto nemmeno quella perché trasuda troppo comunque. E devo dire che ha fatto egregiamente il suo dovere, specialmente nella zona qui delle rughette, le zampe di gallina, qui la zona. Questa codice a barre, ottima, devo dire veramente ottima. Per le labbra ho usato questo, purtroppo non riesco più a ordinare da Shop Missy, non il sito americano dove tutto costa un dollaro, non spedisce più in Italia. Ho chiesto spiegazione, mi hanno detto che per il momento hanno ferme le spedizioni in Italia, mi faranno sapere tramite mail quando spediranno ancora. Nel frattempo sto centellinando questo balsamo per le labbra al cocco. Ne basta davvero una punta, pochissimo per le labbra e le labbra sono idratate alla grande. Purtroppo io soffro parecchio le scottature di sole alle labbra. Ho avuto una fortissima scottatura alle labbra, ero giovanissima. Avevo i bambini ancora piccoli, eravamo stati in montagna
mi ero messa la crema, non mi ero messa niente sulle labbra, stupidamente, il sole scottava tantissimo. Io dopo un giorno avevo le labbra piene di bolle che poi sono scoppiate, sono rimaste, insomma, le crosticine. Ero un mostro, veramente, ero orribile. Da quella volta le labbra me le proteggo sempre, ma mi basta un niente perché si formino proprio i quasi taglietti nelle labbra, devo tenerle super super idratate. Infatti io anche al mare tante volte vado in spiaggia con un po' di rossetto, non tanto per fare la vamp, ma proprio per tenere le labbra protette ed idratate, perché comunque fanno un po' di schermo i rossetti sulle labbra. Questo balsamo veramente al cocco è ottimo. È ottimo, labbra idratate, non dico rimpolpate perché non esiste, è proprio solo un balsamo, però è bello denso, è bello, non so se riesco a farvi vedere la consistenza, ecco qua, non so se si vede, è bello denso e funziona alla grande. Un'altra cosa che ha funzionato alla grande, la sera sul corpo, purtroppo l'ho finita. Questa crema all'aloe, ottima, ottima. Questa me l'avevano portata mio figlio e Sara da Fuerteventura, una vacanza, la settimana che avevano fatto a maggio con Alice. Ho pensato bene di non usarla tutta e tenerla per la montagna, perché dopo averla usata un po' al mare, mi è piaciuta tantissimo per la alta idratazione che offre e soprattutto per il fatto che si assorbe velocissimamente. Per me deve essere una qualità importante quella del rapido assorbimento, perché odio sentirmi appiccicare. E questa crema all'aloe vera è veramente fantastica e l'ho finita in montagna, specialmente le gambe, perché le gambe mi si seccano tantissimo. E dopo la doccia poi si formano addirittura le crepe, non dico le crepe nelle gambe, ma si vede proprio visibilmente quanto è secca la pelle, anche le braccia, eh. E invece con questa subito era quasi magica, perché istantaneamente la pelle ritornava morbida e liscia e senza quelle antipatiche piccole microscopiche screpolature che a volte si formano. Peccato che è finita. Però vedrò di procurarmi qualcosa, qualche marca ci sarà qui in Italia con a base l'aloe vera, no? Come crema idratante ci sarà di sicuro. E questo è un altro prodotto utilissimo. Ma veniamo alla perla. Alla perla dei prodotti è stata una scoperta fantastica, veramente. L'avevo comprato così per caso, ve l'avevo mostrato in un video acquisti su Amica Farmacia, l'ultimo video di video acquisti su Amica Farmacia che ho pubblicato. Questo spray all'acido ialuronico, idratante, revitalizzante, anti-age, viso e décolleté, questo. Allora, specialmente mio marito, lui repelle qualsiasi prodotto per il viso, gli dà fastidio. Bisogna litigare la mattina al mare o adesso in montagna per fargli mettere la crema solare, perché lui dice che si sente appiccicoso, gli dà fastidio. Vabbè, io insisto, arriviamo al punto a volte di litigare, però lo obbligo a mettersi la crema. Al ritorno la sera mi vedeva, mi diceva: mi sento tirare la pelle. Poi lui ha la pelle molto più chiara della mia, per cui anche con la crema comunque si sentiva, sapete quando si sente tirare proprio la pelle del viso? E lui aveva questa sensazione, stando tutto il giorno al sole, ma non voleva mettere una crema, non voleva mettere la crema, perché avevo anche altre creme comunque, anche per la bambina. Non voleva mettere la crema. Allora gli dico: senti, prova questo, prova a spruzzarti, a darti una spruzzata sul viso, ma anche sulle spalle, qua sul collo, di questo spray. E
È bastato una volta e dal primo giorno, e poi ogni sera mi diceva: ma dopo la doccia, ma senti, ma non hai quello spray? Ce n'è ancora di quello spray per il viso? Perché vi garantisco che l'effetto era immediato, quasi, anche questo quasi magico. Una spruzzata sul viso e sul décolleté. C'è questo riflesso antipatico e veramente c'era un sollievo immediato. Resta un po' bagnata la pelle del viso, ma è una cosa di pochi secondi e poi si assorbe completamente. Ed è veramente, come scritto qui, idratante, revitalizzante. Anti-age, non lo so se è anche anti-età. Comunque sicuramente è stato un prodotto che voglio ricomprare anche se non andremo più in vacanza, ma lo userò anche qui perché mi ci sono trovata veramente non bene di più questo. Mi ricordo che l'ho pagato, se non sbaglio, 8,40 € perché era scontato, ma se dovesse costare anche un po' di più non fa niente, lo voglio ricomprare. La marca è LR, io sinceramente non la conosco. Wonder Company. Comunque, davvero ne valsa la pena. Ottimo, ottimo prodotto da tenere sempre a portata di mano. Io mi sono dilungata un po', vi chiedo scusa. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. Vi ringrazio sempre per seguirmi con affetto. Anche se c'è una cosa, mi devo levare un piccolo sassolino. Ho visto. È una cosa che non mi dà fastidio normalmente, vedere i dislike, i pollici in giù. Però mi ha dato fastidio vedere, mi sembra fossero due dislike. Ripeto, non mi interessa se ne trovo anche 10 in un mio video, perché capisco che ognuno ha i suoi gusti, oppure anche involontariamente si possono dire magari cose che possono dare fastidio a qualcuno. I pensieri, le opinioni e i caratteri delle persone sono estremamente diversi tra di loro, quindi ci sta. Però quando riguardano i bambini, allora no, non mi trovo molto d'accordo. Mi riferisco al video. Mi sembra di averlo intitolato La piccola Montanara Alice, un video di un minuto, poco più di un minuto, con delle immagini di Alice in montagna. Un video secondo me molto tenero, molto carino. Infatti qualcuno mi ha scritto che si è addirittura commossa vedendo quelle immagini. Scusate, ma quando mi agito mi manca un po' la voce. Mi agito, insomma, mi infervoro un po' di più. E per me quei due dislike sono stati un piccolo dispiacere perché, ripeto, quando si tratta di bambini, credo che non ci sia nulla che non possa piacere. Comunque, vabbè, chiudiamola qui, fa niente. Un altro abbraccio, un altro sorriso, un caro saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao.